Qui in Novamont, nel laboratorio di biodegradazione, studiamo la biodegradazione e l'impatto dei materiali e delle bioplastiche in differenti ambienti, ad esempio in suolo, ad esempio in compostaggio e anche in acqua dolce e in acqua marina. In particolare negli ultimi anni abbiamo iniziato questo lavoro sulla biodegradazione in ambiente marino. Preleviamo del sedimento sulla costa, a circa un metro sotto l'acqua, lo portiamo in laboratorio e poi lo testiamo in piccole beute in modo da simulare quello che può succedere nella realtà, cioè quando un film plastico abbandonato nell'ambiente marino raggiunge i fondali. Quindi noi in laboratorio appoggiamo semplicemente del materiale plastico sul sedimento e poi andiamo a seguire la biodegradabilità, cioè la trasformazione del carbonio organico presente nel materiale in anidride carbonica. E lo facciamo appunto all'interno di piccole beute, dove la CO2 sviluppata viene intrappolata chimicamente con dell'idrossido di potassio e poi titolata. Il processo di biodegradazione avviene con una serie di reazioni in cui avviene un consumo di ossigeno per effetto dei microrganismi che usano questo ossigeno per le loro attività e la trasformazione del carbonio organico del materiale in anidride carbonica. Quindi per valutare la biodegradabilità abbiamo sostanzialmente due possibilità: o misuriamo l'ossigeno che viene consumato oppure misuriamo l'anidride carbonica che viene emessa per effetto dell'attacco sul carbonio organico del materiale. La biodegradazione determinata in laboratorio va a completare i risultati di disintegrazione che vengono determinati in ambiente naturale. In questo modo, in circa un anno, possiamo essere sicuri che il materiale non solo disintegra, ma anche biodegrada completamente.